Lo chef Davide Oldani è stato ospite a Palazzo Carpano per incontrare i gestori degli agriturismi di Campagna Amica a Torino. Oldani, che vanta 2 stelle Michelin e una stella verde Michelin, col suo ristorante Do di Cornaredo vicino a Milano, ha spiegato la sua idea di cucina e quali sono le qualità migliori per rappresentare piatti innovativi ma legati al territorio. Nel DNA nostro, del territorio, della tradizione, è la stagione, in primis il prodotto, e naturalmente questo comporta anche ad avere una sostenibilità economica di un'attività o di una famiglia. Per cui credo che ci sia solo da guardare un po', da verificare la nostra storia e portarla avanti con i criteri più moderni che magari subentrano con la tecnica della cucina. Perché è un prodotto, è molto importante che sia fresco, che sia di stagione, che sia buono, che sia un chef life, adesso va di moda dire brevissimo per nutrire bene le persone, ma è altrettanto importante come lo si lavora, come lo si conserva, come lo si tratta, ed è da lì che parte poi la buona cucina. Non è solo il prodotto che conta e non è solo la tecnica, sono messe, è una somma di due operazioni che permettono di nutrire bene le persone. L'importante è non mentire ai nostri ospiti, perché fino a dove arrivo ad avere il prodotto a chilometro zero mi va bene, dove non arrivo ci sono altre opportunità di prodotti di grandissima qualità che possono essere importati, ma da un paese all'altro, da una regione all'altra. Per cui è per me molto importante valutare quello che è il prodotto che simboleggia di più la stagione che io vivo nel posto in cui sono. Non è ripetibile la stessa cucina della stessa stagione al nord o al sud o al centro Italia. Per cui l'operazione del cuoco è proprio quella di valutare il clima, che ahimè sta cambiando perché lo vediamo tutti. La prima verza della cassola milanese era i morti, tutti i santi, i primi di novembre, perché gelava, aveva quella caratteristica per poter far bene il piatto. Ci troviamo adesso a farla a fine gennaio, nel momento in cui è più freddo. Per cui lo spostamento climatico ha fatto sì che si modificasse anche un po' la nostra cultura regionale o la nostra idea di cucina tradizionale, ed è quello che deve fare un cuoco, cioè deve sentire il clima, deve guardare il cielo, deve guardare. Adesso abbiamo la fortuna di avere le previsioni pronte, per cui quello che deve fare il cuoco è proprio quello di adattarsi per dare un valore aggiunto alla materia prima che esiste già di grande qualità. Se uno volesse iniziare, io sono dell'idea che lo può fare, però dopo un po' di esperienza, perché comunque come ha costruito la vita da contadino, costruire una relativa vita da cuoco non è la cosa più semplice. E secondo me lo si può fare nel momento in cui uno si applica, sa quali sono le basi della cucina. Perché poi nella cucina ben fatta c'è anche un no waste, un no scarto. O capire realmente, perché uno scarto leggero ci deve essere, ma capire quale sia lo scarto e quale no. Il problema diventa lì, poi come tu tratti un prodotto, tu hai più o meno un residuo di prodotto da mangiare, un residuo poi da veicolare in altra maniera. Non mi piace dire scartarlo, buttarlo, però nella buona cucina, nella cucina della nonna o della mamma, c'è anche questa cosa. In casa mia, un piccolo esempio, sono milanese, ho sempre mangiato risotti fatti da mia madre, piuttosto che brasati, mondeghili, cassoletto, come dicevo. Non ho mai mangiato riso al salto, perché me lo sono sempre chiesto. E la risposta, dopo anni, 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 è venuta perché mia madre ha sempre cucinato pesando il cibo prima di cucinarlo, per un motivo molto semplice, perché la minestra riscaldata non va mai bene. Per cui il riso al salto era di solito quello che si cucinava in più, poi arrostito in padella con la crosta e servito. Evidentemente la mia mamma mi ha insegnato anche a quello, a fare un applied economy alla famiglia, non cucinando di più, quindi non conservando e poi riscaldando e servendo ancora la famiglia, ma nutrendo la famiglia nella maniera più pulita possibile, che era quella: faccio tot riso, tot grammi per persona, ed è quello. Per cui anche lì bisogna, nella nostra storia, andare a vedere quali sono i piatti che possono essere proposti, ma non necessariamente andare a riprendere un qualcosa che fai di più. D'accordo, adesso c'è l'abbattitore che ti abbatte la temperatura, te lo fa conservare meglio, tutto questo. Però io credo che il cuoco serva proprio a evitare tutto il discorso di cucinare in esubero per poi rischiare di gettare o rischiare di non nutrire bene le persone.